Dal disastro ferroviario a frane fino alla ricerca di dispersi. Si è così conclusa l'esercitazione di protezione civile Sismex Appennino, che ha visto al lavoro centinaia di volontari e professionisti dell'emergenza urgenza. Abbiamo testato quindi i piani comunali, i piani intercomunali e il piano provinciale. Abbiamo visto che ci sono ancora qualche piccola criticità. Abbiamo messo in evidenza che le sinergie sono già presenti sul nostro territorio, tant'è vero che nella stragrande maggior parte degli scenari le cose sono andate bene. L'esercitazione su scala reale, nata dalla collaborazione tra prefettura e provincia di Arezzo, ha preso avvio con la notizia da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di un forte terremoto di magnitudo 6.0 nell'Appennino romagnolo, che ha provocato lievi danni anche in Casentino, Valtiberina e in misura minore in Prato Magno. Io posso dirmi soddisfatto del grado di integrazione e di coordinamento che ho potuto rilevare in questa esercitazione. Credo che sia stato affrontato lo scenario di un evento sismico con delle esercitazioni che hanno avuto un grado di realismo molto elevato, quindi sono state testate tutte quelle situazioni che, ripeto, devono essere svolte in pieno coordinamento e con la collaborazione di tutte le componenti della protezione civile. Poi c'è un elemento importante che è quello della politica della cultura, della prevenzione, che deve essere sempre più assorbita anche dal cittadino. Dunque anche questi tipi di esercitazione creano in qualche modo l'atmosfera e dunque rendono anche il cittadino sempre più consapevole. Al lavoro nei diversi scenari 150 volontari di 26 associazioni del territorio con mezzi e attrezzature, 23 soggetti pubblici e privati del sistema di protezione civile, 3 unioni dei comuni e ben 24 amministrazioni comunali, 40 invece gli scenari che sono stati simulati. Noi siamo intervenuti in diversi scenari, tra i principali è quello di un crollo dell'edificio a causa del sisma, dove siamo intervenuti con le nostre unità specializzate per la ricerca e soccorso in ambiente urbano, in collaborazione con il 118, così come l'incidente ferroviario, sempre per il recupero dei feriti. Lì è stato simulato un incidente appunto ferroviario dovuto al crollo parziale di una galleria ferroviaria a causa del sisma, e così come la ricerca delle persone disperse, attività purtroppo che ultimamente è sempre più frequente e ci vede coinvolti. Un bilancio sicuramente positivo, perché le esercitazioni servono per crescere, per consolidare quello che abbiamo studiato in teoria e per affiatare tutte le squadre, tutti gli enti, tutte le figure che lavorano sul territorio. Quindi più lavoriamo insieme e migliore sarà la resa in una situazione veritiera.